Quello del Nintendo Direct è un format relativamente giovane, ma che al giorno d'oggi è diventato il canale di comunicazione principale di Nintendo. In un certo senso i Direct hanno fatto scuola e tutta l'industria ha provato a replicare, con risultati più o meno riusciti, quello stesso tipo di impostazione. In poco più di 10 anni nei Nintendo Direct è stato codificato un vero e proprio linguaggio, tanto che sappiamo perfettamente cosa aspettarci da una presentazione del genere. Ma a questa forma ci siamo arrivati strada facendo e in realtà le cose non sono sempre state così, e per questo ho pensato fosse interessante ripercorrere la storia dei Direct, dal concept iniziale del compianto Satoru Iwata fino agli eventi di portata mondiale dell'era Switch, che sono in grado di generare un hype pazzesco e regalare tante emozioni, non sempre positive. Quindi poracci, seguitemi in questo video ricchissimo dove scopriremo la vera storia di Nintendo Direct. Mettetevi comodi, supportatemi, sopportatemi, ma soprattutto datemi i soldi. Un grazie gigantesco a Toji Retro Games per sponsorizzare anche questo video. Io ho detto tutto, iniziamo! Nel 2011 il mercato videoludico era molto differente da quello che conosciamo oggi e la distribuzione dei prodotti avveniva in modo differente tra Giappone, Nord America ed Europa, sia in termini di tempistiche che per quanto riguarda alcuni software che rimanevano delle esclusive regionali. Proprio per questo il Nintendo Direct nasce come un format indirizzato a un pubblico specifico e ogni versione della stessa presentazione molto spesso era totalmente diversa dalle altre. Mentre oggi siamo abituati a delle piccole differenze, come ad esempio qualche titolo di nicchia che rimane esclusiva dei Direct giapponesi, agli albori del Nintendo Direct avevamo una divisione netta. Lo show giapponese era presentato da Satoru Iwata, l'ideatore del format e allora presidente di Nintendo, mentre la versione nordamericana vedeva molto spesso spalleggiarsi l'allora presidente di Nintendo of America, Reggie Fils-Aimé, con Bill Trinen. Noi europei invece venivamo traghettati a volte da Iwata e spesso dal presidente di Nintendo Europa, Satoru Shibata. Per farvi capire quanto siamo indietro nel tempo, i primi Direct davano spazio sia ai titoli 3DS, una console reduce da un lancio tutt'altro che entusiasmante, ma anche Wii. Di Wii U, che sarebbe stata commercializzata a fine 2012, si sapeva ancora poco o nulla. Rispetto alle pompose conferenze tenute in presenza durante l'E3, degli appuntamenti che piano piano erano diventati la parodia di loro stessi, i Direct, come suggerisce il titolo, avevano un approccio molto più diretto e senza fronzoli, e c'era spazio solo per i giochi, con approfondimenti, trailer dedicati e magari anche qualche intervista. Certo, nella forma c'era ancora tanto da migliorare. Un Reggie imbalsamato e sudatissimo, senza alcuna musica di sottofondo, non era certo l'ideale di presentazione perfetta, ma col tempo le cose miglioreranno decisamente. Comunque, per darvi qualche riferimento temporale, il primo Nintendo Direct è datato 21 ottobre 2011, mentre il primo Direct caricato sul sito di Nintendo Italia risale solo al 21 aprile 2012. In questi primi anni di Nintendo Direct, Nintendo sperimentò molto con la presentazione, declinandola in varie forme, anche se il mercato giapponese era l'interesse principale della grande N. Con una frequenza di circa 2 Direct mensili, iniziavano a spuntare anche le prime presentazioni dedicate a un unico argomento, ed è un peccato che il primo Nintendo Direct Mini della storia, incentrato su Brain Age, Concentration Training e datato 18 luglio 2012, sia stato rimosso da YouTube. In alcuni casi, come ad esempio il primo General Direct dedicato a un solo titolo, quello di Dragon Quest X Online del 30 luglio del 2012, queste presentazioni sono state salvate dagli utenti, ma in più di un'occasione durante questa ricerca non ho potuto far altro che fidarmi della lista compilata su Wikipedia inglese. Immagino che per un fattore di licenze a tempo, che poi nel corso degli anni sono scadute, sia in termini di contenuti video che contenuti audio, il destino di queste presentazioni sia quello di sparire prima o poi dalla faccia di internet. Comunque il primo Direct Mini, pensato anche per il pubblico europeo, era semplicemente un trailer di presentazione per i DLC di New Super Mario Bros. 2 ed era datato 2 ottobre 2012, mentre in questo stesso periodo abbiamo anche i primi Direct dedicati interamente a una console. Ad esempio fu molto carina la scenetta di apertura del Direct del 21 giugno 2012, dove Shibata presentava la prima revisione del 3DS, ovvero il 3DS XL, e mentre in prossimità dell'uscita di Wii U inizieranno a essere pubblicati i primi Direct in esclusiva della console, va anche segnalato il Direct del 3 giugno 2012, indicato come pre-E3 2012, che era una sorta di tentativo disperato di preparare al meglio il pubblico sulle potenzialità della console, che sarebbe stata mostrata nel dettaglio durante l'E3 di quell'anno, dopo che il reveal dell'E3 2011 fu un vero e proprio buco nell'acqua. L'8 gennaio del 2013 fu pubblicato il primo Pokémon Direct della storia,
un format che terrà invariato il nome fino al 2020, quando cambierà in Pokémon Presents. In questo primo appuntamento fu sganciata una vera bomba, il reveal di Pokémon X e Y, con la promessa di una release simultanea che sarebbe avvenuta entro la fine dell'anno. Anche i commenti a questo video ci ricordano l'eccezionalità di un evento del genere, che oggi però diamo per scontato. Nel 2013 Nintendo, e Iwata in particolare, iniziano a sciogliersi con i Direct e ne escono fuori delle presentazioni divertentissime. Pensate ad esempio ai Direct Mini dedicati a Tomodachi Collection New Life o a Flipnote Studio 3D. Con espedienti del genere, tra il folle e il parodistico, si rompeva quella barriera solitamente presente negli appuntamenti pubblicitari e si aveva quasi la sensazione di ritrovarsi a parlare di videogiochi tra amici. Anche l'idea di far diventare il 2013 l'anno di Luigi ebbe la sua influenza sulla programmazione di Direct, con delle presentazioni a tema, e vedere Iwata con quel cappellino ogni volta mi spacca in due. Comunque, nonostante le cose non andassero al meglio già dal primo anno di commercializzazione di Wii U, questi Direct erano un po' un'isola felice per l'utenza più affezionata, che ritrovava un minimo di fiducia nei confronti dell'azienda grazie a questo contatto diretto e spensierato. Ma prima di continuare con il video vi devo assolutamente parlare dello sponsor di oggi, Otoji Retro Games. Se siete appassionati di retro gaming dovete assolutamente farvi un giro su Otoji Retro Games, un sito con un catalogo in continuo aggiornamento dove troverete di tutto, dai titoli più comuni a prezzi stracompetitivi fino ai pezzi più ricercati in condizioni eccellenti, roba per palati fini insomma. Che siate collezionisti Nintendo, appassionati Sony, nostalgici Sega o ossessionati da Xbox, ce ne è veramente per tutti i gusti e vi consiglio di guardarvi ogni settimana le novità che vengono caricate su Otoji Retro Games e anche le anticipazioni che arrivano sui social, lì troverete delle vere chicche. Ma se avete perso la passione o semplicemente dovete liberare spazio dentro casa, Otoji Retro Games offre anche un servizio di ritiro dell'usato. Trovate tutte le informazioni sul sito. Che dire, ancora grazie a Otoji Retro Games e andiamo avanti. Sempre nel 2013, precisamente l'11 giugno, ci sarà un passaggio fondamentale nell'evoluzione dei Direct. Questi prenderanno il posto delle conferenze E3 e saranno caratterizzati da un ritmo molto più incalzante e asciutto. Addio balletti e monologhi noiosissimi e spazio solo ai giochi. L'E3 di Nintendo assumeva per la prima volta una forma ben diversa grazie all'apporto dei Direct, ma soprattutto la presentazione si chiuderà con il reveal ufficiale di Smash per 3DS e Wii U, con tanto di trailer a sorpresa che svelava la presenza di Mega Man all'interno del roster. Un'inclusione che suscitò molto scalpore e che in realtà era solo l'inizio di una strategia comunicativa pensata da Sakurai e Iwata proprio per sfruttare al massimo la curiosità generata dai lottatori di Smash. Non solo negli anni seguenti al gioco saranno dedicate delle presentazioni molto approfondite, ma inoltre il Toto DLC diventerà una vera e propria mania che aiuterà tantissimo a popolarizzare sia i Direct che la serie di Smash. Un effetto che sopravviverà anche al passare degli anni e ai cambi generazionali. Non penso che ci sia bisogno di ricordarvi alcuni dei momenti più emozionanti di sempre della storia dei Direct, come l'Everyone is Here dell'E3 2018 o l'arrivo di Sora nell'ultimo e leggendario Sakurai Presents. La tradizione di associare un Nintendo Direct all'E3 è durata fino ai giorni nostri, saltando solo alcuni anni, in particolare quelli dove la manifestazione losangelina è stata annullata, fino alla sua definitiva cancellazione nel 2023. Questo però non significa l'abbandono del Direct estivo. L'appuntamento di giugno rimane uno dei più attesi dell'anno, solo che non è più legato all'E3. Certo, non tutti i Direct erano divertimento puro e sfido chiunque a ricordare con allegria la presentazione dedicata interamente a Wii Fit U o magari quello della visita virtuale al Louvre. Ma l'output era così elevato che anche Direct minori alla fine non sembravano mai delle occasioni sprecate. Va capita anche qual era la funzione dei Direct. Fino a prima del 2017 si tendeva ad annunciare durante il periodo estivo tutti i giochi che sarebbero stati pubblicati da lì ad un anno. Quindi tutti questi eventi minori servivano ad approfondire prodotti già conosciuti. Mancava insomma l'effetto sorpresa e l'imprevedibilità che caratterizzano oggi Nintendo Direct, che tra annunci a sorpresa e Shadow Drop riescono a coinvolgere gli spettatori dall'inizio alla fine. Nei due anni successivi avremo forse l'apice della follia dei Direct dedicati agli E3, ormai rinominati come Digital Event. È come se Nintendo avesse cercato di rimediare a uno stallo produttivo, ovvio su Wii U e anche su 3DS, investendo
tanto in questi spettacoli che diventavano degli appuntamenti imperdibili, per quanto assurdi e divertenti. Una Nintendo molto scherzosa che abbracciava i meme e ci ricamava sopra, presentandosi innanzitutto come una compagnia la cui missione era quella di intrattenere il proprio pubblico. Vi ricordo che nel 2014 ci sarà il combattimento in stile Dragon Ball tra Iwata e Reggie. È impensabile al giorno d'oggi uno scenario in cui due figure così importanti all'interno dell'organico dell'azienda si mettono così tanto in gioco. E vi dirò, mi manca tantissimo questo lato più scherzoso e spensierato della grande N. Invece l'anno successivo, nel Digital Event 2015, l'ultimo prima della scomparsa di Iwata, abbiamo altri momenti che sono rimasti nel cuore degli appassionati. Non tanto per i contenuti, infatti uno dei giochi di punta era Star Fox Zero, quanto piuttosto per la forma. Reggie, Miyamoto e Iwata in stile Muppet rimarranno nella storia. Nonostante la prematura di partita di Iwata, i Direct torneranno a essere pubblicati dopo una pausa di circa 5 mesi. Però lungo tutto l'arco del 2016, questi eventi rimarranno orfani di un presentatore internazionale. Anche la presenza mediatica alle 3 di quell'anno sarà ridotta all'osso, nonostante la massiccia presenza in fiera di Breath of the Wild. Sarà solo con l'avvento di Switch che i Direct inizieranno a prendere la forma moderna, con Yoshiaki Koizumi come presentatore, in seguito affiancato da Shinya Takahashi. Insomma, la formula che conosciamo tutti. Sfondo rosso e 3 appuntamenti annuali che poi vengono corredati da tanti Direct mini ed eventi accessori. Durante l'era di Switch, i Direct si sono trasformati da appuntamenti per appassionati a veri e propri eventi da richiamo internazionale, su cui tutta l'industria punta gli occhi. I numeri parlano chiaro, i Direct sono tra gli eventi più attesi e visti dell'anno, ma ci è voluta tanta fatica per arrivare a questo punto, con delle presentazioni dal buon ritmo e ricche di contenuti. Infatti le sperimentazioni hanno attraversato anche i format minori. Nel 2015, ad esempio, Nintendo of America pubblicò il Nintendo Direct Micro, incentrato sui giochi per il 3DS, un tipo di presentazione che non ha più visto la luce. E direi che con Nintendo il termine micro è proprio sfortunato. Allo stesso modo, l'avvento di Switch ha visto il proliferare della scena indie su piattaforma Nintendo, il che ha portato l'azienda a provare diversi formati riguardanti l'industria indipendente. Abbiamo avuto prima i Indies Showcase nel 2017, che sono stati poi rimpiazzati dagli Indie Highlights nel 2018, per poi prendere la forma definitiva degli Indie World che conosciamo oggi. E non dimentichiamoci neanche della Dark Age dei Direct. Il 2020 è stato un anno complesso per l'industria, e un po' per tutto il mondo, e a risentirne sono stati anche gli appuntamenti Nintendo. Ripetere le parole Nintendo Direct Mini Partner Showcase per molti è come rivivere l'inferno. Era un po' un incubo a occhi aperti. Si trattava di presentazioni brevissime, sorrette solo dal contributo degli sviluppatori esterni, ma che in più di un'occasione presenziavano Direct con dei titoli dalla qualità discutibile. Anzi no, proprio abissale. Fortunatamente siamo usciti dalla crisi del 2020 e i Direct sono cresciuti insieme al successo di Switch. Rispetto all'era Iwata, l'istituzionalizzazione dei Direct ha fatto sì che si perdesse quel carattere di giocosità che permeava tutte le presentazioni, ma è anche vero che a livello di contenuti e ritmo sono stati fatti dei passi in avanti giganteschi. Ogni tanto abbiamo anche dei fugaci accenni a quel tipo di ironia tanto cara a Satoru Iwata, ma per quanto Koizumi e Takahashi siano dei grandissimi presentatori e anche delle facce ormai diventate familiari e associate immediatamente alla grande N, è innegabile che la Nintendo di oggi, quella capitanata da Shuntaro Furukawa, sia un'azienda completamente diversa rispetto a quella di 10 anni fa, e anche il linguaggio dei Direct è mutato e maturato. I Direct moderni li abbiamo seguiti tutti quanti insieme e sapete benissimo che per me tra i momenti più emozionanti di sempre ci sono, già citato, Everyone is Here di Smash, il reveal di Banjo e anche l'annuncio a sorpresa di Metroid Dread. Questo è stato proprio un momento da infarto. Devo dire che il rito dei Direct è diventato il mio appuntamento preferito dell'anno, anche quando le cose non vanno come ci si aspetta. Tra Silksong, la speranza di vedere prima o poi Metroid Prime 4, la lunga attesa per Tears of the Kingdom e il sogno a occhi aperti di una Virtual Console dedicata al GameCube, o perché no, l'aver dovuto fare i conti col fatto che una Switch Pro non è mai stata annunciata, devo dire che anche quando si esce da un Direct delusi, è comunque un'esperienza unica nel settore e io non vedo l'ora di godermi il prossimo Direct insieme a voi. Che sarà oggi? Domani? Dipende tutto da quando riuscirò a pubblicare questo video. In ogni caso io, Poracci, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme di Nintendo Direct. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo, mi raccomando, fate bravi, riposatevi dormendo soni tranquilli, ma soprattutto
nerdate durissimo. Io sono il Poro Direct, Michele Nintendo, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa... Nintendo.